Ti piace il pesce? Finto o vero? Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, se anche voi avete pensato al doppio senso di questa intro, bene, ma siete sbagliati. Ho pensato solo io al doppio senso di questa intro. Quale doppio senso? Bene, quindi oggi qua si parla di pesce. Pesce finto, pesce vero? Pesce finto. Pesce finto, un pesce finto. Oggi una ricetta anni 60. Anni 60. Questa è proprio una ricetta che ho scovato da un libro, da un opuscolo. Lo vogliamo fare vedere l'opuscolo di ricette anni 60? Così? Mi secca cercarlo, sinceramente. Vabbè, ve lo mettiamo in foto, dai. Un opuscolo di ricette anni 60 che ho trovato a casa di mia zia tempo fa e che ho portato a casa da me. E qui c'era questa ricetta di cui avevo sempre sentito parlare, ma che non avevo mai fatto: il finto pesce. Finto pesce. Ora molti di voi lo conosceranno già, ma io che cosa lo conoscete dici? Il finto pesce o quello vero? Ma cosa state pensando? Ma che ne so, non lo so. Neanche io. Quindi voi lo conoscete? Basta! Il finto pesce. E insomma, se sì, scrivetelo qua sotto. Io invece non lo conoscevo. Non lo conoscevi tu? No, e quindi ho voluto provare a farlo ed è venuta fuori una roba buonissima. E allora spostiamoci di là e voi andate a vedere il finto pesce come si fa. Io invece do una mazzata a Gabriele, così nella seconda parte sarà un attimino più morigerato. Ed ecco gli ingredienti per preparare il nostro finto pesce. Io faccio la dose maggiorata, la faccio il doppio, quindi un chilo di patate lesse, maionese quanto basta, serve per la guarnizione. Una manciata di capperi, a piacere anche questo, poi durante la ricetta vi dirò quanti ne metto io. 400 g di tonno in scatola, io uso questo all'olio extravergine d'oliva. Qualche filetto di acciuga, qualche peperone sott'aceto per guarnizione e delle olive denocciolate, anch'esse un po' per guarnizione e un po' anche per la ricetta. Iniziamo subito, che ne dici? Sì! Ok. In un mixer versiamo i 400 g di tonno, io ne metto qualcosina in più perché le mie lattine, le quattro lattine non fanno 400 g, ma la ricetta originale prevede 400 g. Una manciata di capperi sottosale lavati e strizzati, 7 olive denocciolate e 3 filetti di acciuga. Ma anche 4, va? Dai, mettigliene un altro. 5 ne ho messi, ragazzi, ma a noi piace bello sapido, eh? E mixiamo ben bene il tutto. Voilà! La nostra crema di tonno è pronta. Mettiamola da parte. Io non frullo le patate per dare una consistenza più turgida al tutto. E con santa pazienza le schiaccio. Le schiaccio perché non ho uno schiacciapatate. Se voi avete lo schiacciapatate farete prima, è meglio. Ma esiste anche lo schiacciamaroni? Quello sei tu, amore. No! Sovente, sovente. Vuoi un'oliva? No, grazie. Dopo aver schiacciato bene le patate, aggiungo un pizzico di sale. Andateci piano col sale perché il condimento al tonno è già molto sapido, però le patate sono molto insipide, quindi un po' aiutiamole. Ok, quando hanno una consistenza così un po' grumosa e un po' cremosa, adesso versiamo la nostra passata, la nostra mousse di tonno e incorporiamo le due parti. Dapprima con i rebbi della forchetta e poi con la spatolina. Giunti a questa consistenza, Gabriele mi chiede un po' di capperi interi e noi lo accontentiamo. Non fanno parte della ricetta, quindi se non vi piacciono e non impazzite come impazzisce il mio maritino, evitateli. A me piacciono i capperi. Mi hai regalato una pianta di capperi? Capperi.
Adesso dobbiamo sporcarci le mani. Prendiamo il nostro impasto, poggiamolo sul piatto da portata e componiamo il nostro pesce. C'è un po' di arte per te in questo. Il pesce, che pesce farai? Quello con due occhi? Certo. Ecco, qua c'è un occhio. Questa è la coda. Che cos'è questa cosa? La coda. La coda. Aspetta, ancora lo devo fare, abbi pazienza. Ora non mi stressare. Mani ovviamente super pulite e anche un po' umide, vi consiglio. E formiamo il nostro pesciolone. Lisciate bene il vostro pesciolino e adesso prendete la maionese e stendetela sul pesce con una spatola o con un coltello liscio. Ricoperto il nostro pesce alla bene e meglio, prendo un tubetto di maionese e ne definisco i margini. Poi metto un rigagnolo così a strisce parallele, poi questa cosa la unirete facendo questo lavoro qua. Voilà, a questo punto è giunto il momento della guarnizione. Ragazzi, è un piatto troppo vintage, troppo vintage. Prendiamo dei peperoni sott'aceto e guarniamo tutte le nostre squamette. Erano i lavori delle casalinghe anni 60 e 70, quando le mamme si mettevano in cucina e a tavola volevano i complimenti, eh? E guai, guai se il marito non notava. Non notava questo e il taglio di capelli. Con questo quante persone ci possono mangiare? Dai, con questo almeno 10. No, 10 no, ma 8 sì. 8 sì. 8 sì o 10 persone e comunque mangiano poco. No, poi lo accompagni con un'insalata. Comunque è un lago di maionese. A questo punto il nostro pesce è pronto. E il nostro pesce è pronto. L'ho guarnito con un letto di insalata. Io ho usato della valeriana scondita perché lo condirò poi mangiandolo con la maionese. Se voi invece siete
per gusti ancora più sapidi e conditi potete condire prima l'insalata con un po' d'olio e del sale e adagiarla tutta attorno al nostro pesciolino. Come vedete, un piatto veloce, freddo, facile da preparare, potete prepararlo la mattina per la sera, potete prepararlo estemporaneamente se ci vengono a trovare degli amici e non abbiamo nulla di pronto da offrire. È un modo carino per cenare insieme strappando una risata ai nostri commensali. È un piatto proprio vintage dal sapore, però molto bene, buono. Quindi provate tutte le forme di pesce, mi raccomando, fate questa ricetta e seguiteci sempre su Due Cuori una K. Seguiteci sul canale e sulla pagina Facebook di Due Cuori una K, in cui ogni giorno vi riproponiamo tutte le nostre ricette, 3 ricette al giorno per non lasciarvi mai indietro con le preparazioni culinarie più gustose del web. Ci vediamo dopo le foto, ciao! Bene, avete visto com'è semplice fare questo finto pesce? Basta mettere le olive nel punto giusto e quindi è una ricetta facile, veramente. Sì, una di quelle, no, veramente, una di quelle là che portate a tavola e tutti diranno: oh, che bel pesce! Ragazzi, è presa così, scusatemi. È una ricetta buonissima ed è anche molto coreografica e anche un poco vintage. Secondo me, in un buffet ci sta benissimo. Io farei anche l'insalata russa a questo punto, certo, perché si accoppia perfettamente. È un piatto che mi sono veramente divertita a costruire, a realizzare e che hanno mangiato tutti. Ora vorrei dire che mia mamma è piaciuto tantissimo, ma eviterò di farlo. Perché no, c'è giusto. Uno stupidone qua che gli ha preso la bene, mano. Quindi bene, è ottimo, tutto. È piaciuto ad Enzo, è piaciuto a mia madre, ma soprattutto il finto pesce è piaciuto a Gabriele. Sì, è veramente buona questa ricetta, quindi provatela e riscoprite queste ricette anche vintage. Mi piacciono le ricette vintage su Due Cuori, ne faremo tantissime perché ho tanti libri di mia zia e ci hanno fatto proprio venire la voglia di cucinare, perché vedete proprio la creazione semplice del piatto, non c'è tutto questo sofismo che si... E anche la foto che invoglia molto. Sì, tutto questo... La foto non c'è sul libretto? Come no? No. Ci sono altre foto, no, certo. Altre foto, ma altre di questa non c'è. No, di questa non c'è. Quindi nella cucina, oltre il concettuale, ci vuole soprattutto l'amore ed il reale. E questa è la cucina che troverete sempre qui, su Due Cuori. Bene. E quindi se anche voi cercate l'amore e il reale, questa è la ricetta giusta. Create il vostro finto pesce e portatelo a tavola. Bene. Noi, basta. Perché veramente dobbiamo frenare questa ragazza. Basta! Va bene ragazzi, spero che nessuno si sia offeso e che si giochi tutti in maniera goliardica. Noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video sulle vostre tavole. Ah, giusto. Ciao! Basta.